Il parco tecnologico e archeologico delle colline metallifere sbarca a Venezia, al Salone dei Beni Culturali e Ambientali. Questo per farsi conoscere ulteriormente sia il parco che il nostro territorio e per guardare anche al futuro. Il parco minerario ha deciso di esporre qui al Salone di Venezia. Perché questa scelta? Il Salone di Venezia è un salone prestigioso per quanto riguarda sia il restauro sia il problema relativo al turismo culturale. Ora, siccome il parco è in funzione e vuole accrescere la dimensione del turismo culturale in provincia di Grosseto, in particolare nelle colline metallifere, quindi era un'occasione unica che si presentava e che abbiamo ritenuto di cogliere. Qui nel vostro stand avete presentato tanto materiale, brochure e anche alcuni pannelli del master plan. Sì, naturalmente tutta la pannellistica del parco, ma non solo, abbiamo presentato anche tutte le occasioni che può dare il territorio e la Maremma. Ovviamente non ci siamo limitati soltanto al problema specifico dell'attività del parco, perché credo che anche il parco deve contribuire e contribuisce alla promozione del territorio in tutte le sue forme. All'interno di questa presenza anche un convegno dal titolo Dai segni della memoria al futuro possibile. È un convegno nel quale presentiamo un po' l'esperienza del parco, che è una istituzione nuova, istituzione che ha cominciato da pochi anni, solo dal 2003, a muovere le sue gambe, quindi nato come qualche cosa di gracile che comincia ad affermarsi ed è visto anche con interesse da altre istituzioni che tendono a seguire un po' anche lo stesso nostro percorso. Quale futuro possibile quindi? Il futuro possibile è quello di aiutare e contribuire ad una riconversione del territorio delle colline metallifere e in maniera più lata, diciamo, dell'intera Maremma, perché il territorio delle colline metallifere, una volta superata l'età mineraria, diciamo, deve ritrovare uno sbocco di lavoro per le nuove generazioni, deve trovare una sua nuova valorizzazione. E questa sua nuova valorizzazione la può trovare all'interno appunto di questo turismo culturale, di opzioni, di opportunità che può dare solo la nostra terra. Qui al Salone di Venezia si presenta il progetto Parco Tag. Di che cosa si tratta? Sì, il progetto Parco Tag è un progetto suddiviso in due sezioni. La prima è stata quella di riportare all'interno di Wikipedia, cioè la più grande enciclopedia libera del web, tutti i siti minerari del Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane. Quindi un'opera di diffusione della conoscenza delle nostre zone e diffusione anche della conoscenza dell'archeologia industriale, di quella che oggi viene chiamata Heritage. Il secondo aspetto è stato quello di creare dei codici a barre che devono essere inseriti e sono stati inseriti presso ogni sito di interesse del parco. Qui il turista può, con un semplice telefono cellulare, inquadrare il codice a barre e arrivare direttamente a scaricare la voce enciclopedica del sito in questione direttamente sul proprio telefono cellulare. Quindi si può ormai dimenticare quasi la cartellonistica tradizionale e avere già tutto su un telefono cellulare. Da qui poi si può anche proseguire la navigazione all'interno di Wikipedia per andare a cercare tutti gli altri siti del parco minerario, o comunque andare anche a cercare tutte quelle notizie per quanto riguarda i termini più tecnici riguardo al linguaggio minerario, ai linguaggi sempre dell'archeologia. Quindi è un po' uno strumento di accesso al parco che permette, con un semplice telefono cellulare, di avere una conoscenza su tutta quanta la rete dei siti minerari del parco. Wikipedia ha dei numeri incredibili, si legge in 250 lingue, 8 milioni di utenti registrati, insomma numeri veramente importanti.
Sì, è sicuramente un modo di sbarcare sul web da una porta principale. Da ogni motore di ricerca si può sempre arrivare su Wikipedia nelle prime pagine. È ormai il sito in cui la cultura è la base principale di partenza, proprio è diventata quella che è la porta, ripeto, principale per la cultura scientifica per quanto riguarda anche il parco minerario ormai. Parco tecnologico ed archeologico, due termini che apparentemente sono in contrasto, ma che nelle colline metallifere hanno trovato una sintesi mirabile. È perfettamente vero quello che lei ha detto, perché quando uno pensa all'archeologia pensa agli scavi, alle tombe etrusche, al risepimento di qualcosa che è stato sottoterra da secoli, e qualcosa in genere poi che è legato a una memoria di vita quotidiana e di antichità, appunto l'archeologia. Quando uno pensa alla tecnologia invece pensa a un mondo moderno, in evoluzione e in industriale, bene, eccetera. In realtà qui c'è un'industria archeologica, perché la zona delle colline metallifere è stata esplorata e sfruttata fin dal tempo degli Etruschi e dei Romani. E, diciamo, le punte più importanti sono avvenute di sfruttamento nel secolo passato, in epoca recente, però è una tradizione veramente millenaria. È una tradizione millenaria che non si è mai interrotta, questo è importantissimo. Certo, nel Novecento abbiamo avuto invece quell'immagine del sfruttamento minerario che noi siamo abituati poi ad associare in genere a una vita di fatica, di tristezza e anche di tragedie. E quando poi nel Novecento queste industrie minerarie si sono tutte chiuse ed giustamente la popolazione locale non ha voluto perdere le radici, non ha voluto sradicarsi, non ha voluto cancellare una parte che è stata così importante nella loro evoluzione storica, e quindi la nascita di questo parco che coniughi da una parte le potenzialità culturali del territorio, quelle naturalistiche, con la memoria storica delle miniere. Non solo creare il parco ma anche farlo conoscere, quindi sono importanti presenze come queste al Salone dei Beni di Venezia. Assolutamente sì, molto importanti, è molto importante farli conoscere anche con i sistemi delle tecnologie più aggiornate, di nuovo ecco il parco tecnologico, e quindi la possibilità di accedere a dei portali virtuali, a un sito informatico, per poi avere la curiosità e la voglia e lo spunto per andare a visitare in realtà questi portali che sono disseminati nei 7 comuni che costituiscono il territorio del parco. Il Salone di Venezia non è solo l'occasione per far conoscere il parco, ma anche buoni sapori della nostra terra. Sì, io sono qui come rappresentante del Consorzio Poggi di Varemma, sono il presidente Luca Mascagni, e siamo qui insieme ai nostri amici del parco in quanto abbiamo voluto, oltre che apportare il territorio fuori dalla Maremma, anche i prodotti che comunque fanno parte del territorio della Maremma, sono parte fondamentale del territorio della Maremma. Quindi si va dal vino al miele all'olio? Sì, le nostre produzioni, noi abbiamo un consorzio che è nato da 2 anni e mezzo e comprende 15 aziende. Diciamo, noi spaziamo dalle produzioni agroalimentari fino agli agriturismi, vino, olio, marmellate, trasformati, olio, tutto quello che concerne l'agroalimentare, pane, dolci, pasta, miele, quindi, e in più offriamo anche l'agriturismo, quindi pernottamenti e quant'altro. In questa occasione presentate anche la nuova brochure che avete fatto con appunto tutte queste cose. Sì, finalmente dopo un cammino abbastanza tortuoso siamo riusciti a fare la nostra brochure, dove sono rappresentante tutte le 15 aziende del consorzio, dove viene spiegato un pochino che cos'è quello che vuole fare il consorzio all'interno del territorio e anche fuori dal territorio della Maremma.